Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su ANSA Scienze Tecnica e quest'oggi andremo a parlare, come probabilmente già avrete visto dall'intro di questo video, ma ovviamente anche dal titolo della copertina, dettagli. Torniamo a parlare della missione Change 4 e del primo video dell'allunaggio che è stato diffuso dall'Agenzia Spaziale Cinese CNSA, e oltre al video anche qua ci dice anche altre immagini. Dura 2 minuti e 47 secondi. Ovviamente questa fase di allunaggio è stata accelerata di quasi 2 volte ed è per questo che dura 2 minuti e 47 secondi. In realtà è durato leggermente di più, ecco, questa fase cruciale di allunaggio. Comunque, come al solito, senza perderci in altre chiacchiere, procediamo con la lettura di questo articolo e vediamo un po', insomma, come al solito di cosa si tratta. Qui abbiamo questa prima immagine che ci propone autentica, quindi non è una rappresentazione artistica, il lander Change 4 fotografato dal rover U2, quindi qua potete vedere il lander con la bandiera cinese, ovviamente, che ha trasportato il rover U2 che l'ha fatto arrivare sul lato opposto della Luna e l'ha già liberato, il quale ha già fatto anche le prime impronte sull'altra faccia della Luna. Qui sotto abbiamo due video, questo qua è il primo, in ogni caso vi lascio il link in descrizione di entrambi i video se volete mai andarveli a vedere su YouTube, ma come ho detto già all'inizio del video, probabilmente questi video ve li ho fatti vedere o all'inizio o nel mentre o alla fine di questo video, insomma mentre parlo, quindi adesso non so, lo scoprirò dopo perché ovviamente il video lo devo ancora montare, almeno che lo sto registrando, quindi non so come lo strutturerò, ma sta di fatto che sicuramente ve li faccio vedere in un modo o nell'altro, ma in ogni caso vi lascio il link in descrizione. Questo primo video è della fase di allunaggio che dura 2 minuti e 47 secondi, come abbiamo già detto, e qui invece abbiamo un altro video che dura 1 minuto, che ci fa vedere appunto il rover U2 che appunto parte e lascia le prime impronte sull'altra faccia della Luna, cosa della quale abbiamo potuto solo vedere un'immagine nei 2 video fa che ho fatto uscire, insomma, il video delle prime impronte sull'altra faccia della Luna, dove ci avevano rilasciato un'immagine del rover U2 che si allontanava dal lander e che lasciava le prime impronte. Insomma, ora procediamo. Dalla missione cinese Change 4, il primo video dell'allunaggio della storica missione, il video del rover che guida sull'altra faccia della Luna e altre immagini, li ha diffusi l'Agenzia Spaziale Cinese CNSA e includono un nuovo ritratto del rover U2 catturato da una telecamera a bordo del lander di Change 4 e una foto del lander scattata dal rover, ed è quella sopra che abbiamo visto. Il video dell'allunaggio, questo qui sopra, accelerato di circa 2 volte e mezzo rispetto alla velocità normale, dura 2 minuti e 47 secondi e mostra l'ultima fase della discesa della sonda ripresa dalla telecamera di bordo. Si vede il veicolo spaziale che si avvicina alla superficie lunare, prima volando su una traiettoria orizzontale, quindi passando una fase di discesa verticale, fino a quando non tocca il suolo. Un altro video, girato dalla telecamera del lander Change 4, mostra invece il rover U2 che si sposta sulla superficie della Luna, dove ha cominciato a raccogliere i primi dati. Le analisi delle informazioni raccolte finora mostrano che il sito di atterraggio nel cratere di Von Karman ha meno rocce del previsto e sembra ricoperto da uno strato più spesso di polvere rispetto al sito dove nel dicembre 2013 era atterrata la missione Change 3 sul lato vicino della Luna. Adesso qui procediamo sotto, troviamo questo video di 1 minuto del quale vi anticipavo prima, dove si vede il rover U2 che si allontana, che lascia le prime impronte per quanto riguarda, insomma, il lato a noi nascosto del nostro satellite. Nel frattempo, domenica 13 gennaio, quindi rispetto a quando voi vedete questo video 3 giorni fa, il lander è entrato in modalità sonno mentre il sole tramontava sul sito di atterraggio. La notte dura 14 giorni sulla superficie lunare, con le temperature che scendono fino a 183 gradi sotto lo zero, e Change 4 passerà in questa modalità tutte le volte che calerà la notte, cioè quando l'energia solare non sarà più disponibile per alimentare la sonda. Questa procedura è necessaria perché il generatore di energia del lander, basato sul decadimento di isotopi radioattivi e progettato per generare elettricità quando il sole è al di sotto dell'orizzonte, non è
grande abbastanza per alimentare l'intero Lander quando non c'è il sole, ma solo per permettere ai sensori di raccogliere dati relativi alla temperatura della superficie lunare durante la notte. Quindi si conclude questo articolo dicendoci che comunque 14 ore e 14 ore, giorni di buio, 14 giorni di giorno sulla Luna, di conseguenza il nostro lander dovrà entrare in modalità riposo, ecco, sonno, in queste 2 settimane che ci saranno di notte, quando il sole ovviamente è tramontato, perché non avrebbe abbastanza energia per essere alimentato per 14 giorni dopo appunto l'energia solare è assente, perché ovviamente il lander si ricarica con l'energia solare, quindi userà un'energia minima solo per rilevare la temperatura della superficie lunare. Detto questo, 183 gradi sotto lo zero, questa è la temperatura che c'è sul nostro satellite quando non è illuminato dal sole, quindi fa un po' freddino. Detto questo, adesso a parte le battute, 2 minuti e 47, questo è il tempo di allunaggio sul lato nascosto della Luna, ovviamente accelerato, come ho detto all'inizio del video, è durato molto di più. Insomma, due video straordinari che avrete sicuramente visto in questo video, non so il quando, ma l'avrete sicuramente visto. O magari ne vedete uno alla fine adesso quando concludo il video, o comunque magari ne avete visto due all'inizio, non lo so. Abbiamo questa prima immagine del lander con la bandiera cinese, insomma, sulla faccia a noi nascosta della Luna. Che dire, escono continuamente aggiornamenti per quanto riguarda questa missione, queste mini news che ci fanno sapere sempre qualcosa in più a riguardo di questa missione, o comunque di come è andata nelle prime fasi di arrivo sull'altra faccia della Luna. Quindi momentaneamente, come potete ben vedere da tutti i video che ho portato a riguardo di questa missione, non c'è ancora niente di chissà quanto eccezionale dal punto di vista della scoperta o tutto quanto, ma insomma ci aggiornano per come sta andando e soprattutto per come è andata, diciamo, la fase cruciale della missione. Quindi veramente molto importante questo, perché comunque vuol dire che la missione sta procedendo bene e soprattutto è andata bene nei momenti forse più importanti dell'arrivo di questa missione sull'altra faccia della Luna. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Siamo tornati a parlare della missione Change 4 e del primo video che ci è arrivato dell'allunaggio, 2 minuti e 47 secondi, accelerato di 2 volte e mezzo, insomma ci è arrivato anche un altro video del rover U2 che insomma lascia le prime impronte sull'altra faccia della Luna. Ci è arrivata l'immagine del lander sul lato nascosto della Luna fatta dal rover U2. Ci è arrivata un sacco di roba veramente molto interessante per quanto riguarda questa missione, che ci dimostra che è andato tutto per il meglio e che speriamo ora d'ora in avanti che vada sempre così, sempre tutto bene, insomma, perché poi arriveranno nei prossimi mesi, speriamo, quelle notizie un po' più, come si chiama, come le possiamo chiamare, corpose, importanti, dove magari scopriremo veramente qualcosa, ci arriveranno dei dati veramente importanti che ci faranno comprendere meglio il lato nascosto della Luna. Detto questo, io vi rimando ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che scontizie altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come l'è stata questa. Ovviamente, uscendo queste notizie, questi aggiornamenti su questa missione, e uscendone tanti in questo periodo, cerco di portarli quasi in temporale, dal momento che non posso portarli 2 o 3 giorni dopo, che poi me ne esce un altro, eccetera, eccetera. So che può sembrare un po', monotona come cosa, ma è la missione del momento, insomma, quindi escono tante notizie al riguardo, ma tranquilli, sto cercando di variare, perché potrei anche portare 2 o 3 giorni di fila sempre Change 4, ma appunto cerco di variare e spero che lo apprezziate. Detto questo, a me non mi rimane che salutarvi, ciao belli!